610. Nei cinema. Due donne, una grande città. I riti si compiono tutti i giorni sempre uguali. A che giro siamo, Jennifer? Al 25esimo, Jessica. Oh, guarda un po' là. Però, mica male quello di sinistra. Ha un corpo veramente notevole. Ma quello di destra è proprio un disastro. Sì, è pessimo. Quando il jogging diventa poesia, può essere complice di incontri improvvisi e fortuiti. Dai, Jennifer, affianchiamoli e attacchiamo discorso. Ok, Jessica, ma che succede? Quello di sinistra aumenta l'andatura e quello di destra rallenta. L'imprevedibilità degli eventi si mostra in tutta la sua potenza. Porca miseria, il migliore, quello giusto, se ne va. Proprio quello più bello, cerchiamo di raggiungerlo. Ma no, non vedi come corre? Sta scappando. Oh, Jennifer, è sempre così. Il pessimo rimane e l'ottimo fugge. L'ottimo fuggente nei cinema. Nei cinema. Un film per i bambini, ma anche per i grandi. Una favola meravigliosa su tre gatti amici per la pelle. Oh, che famo stasera? Mo se mangiamo una bella pizza, Romeo. Una piada, che buona buona. Ma che piada è piada? Facimmo la pizza che è più buona. Sono d'accordo con Peppino, Mirko. Famose una pizza. La loro amicizia è veramente solida e poiché Natale è alle porte, i tre amici decidono di organizzare una festa. Chiamiamo due tre gatti che sono e famo miagolare a Gastone, che miagola proprio bene. Ma mi sa che il Gastone sta in concerto a Milano. In concerto? E dov'è che ito a miagolare? Nella cantina da Scala. Me cocomeri, ma è sicuro? Ma proprio sicuro, no. E me famoglielo squillo, no? Sì, pronto, chi è? Sono Romeo Bello tuo, ma che me combini? Noi volevamo fare una festa qui a Roma per Natale, ma tu non puoi venire. E mi dispiace, Romeo, ma a Natale miagolo a Milano. Miagolo a Milano, nei cinema. Nei cinema. La storia di due amici nella vita e nel lavoro. Ciao Ernesto, bella sbronza ieri, eh? Non me ne parlare. E oggi ho anche due turni di doppiaggio. Ed io anche. Beh, stasera un bel cinemino. Ma la tregenda è in agguato. Certo, l'aria condizionata è alta. E io già sento un principio di mal di gola. Poi il dramma. Cielo. Ho la raucedine, anch'io Ernesto. Ma come farò adesso a doppiare? Beh, per me è peggio. Mia moglie è sorda ed essendo rauco non mi sente al telefono. Pronto? Adriana! No. Rocky, al cinema. 6-6-6-1-0. Nei cinema. Due reami medievali in guerra da anni. Due re che si odiano. Due famiglie reali in lotta da sempre. Sì, re, la fine. Il nemico ha sfondato le nostre linee. I soldati sono in fuga. La vostra vita e la vostra reale famiglia sono in grave pericolo. Alzati, mio valoroso suddito. So che hai lottato allo stremo delle forze e ti ringrazio. Solo vorrei da te un ultimo sacrificio, un'ultima missione. Quando la fedeltà si trasforma in eroismo. Comanda, mio re. Il tuo umile soldato ti obbedirà fino alla morte. Non voglio che la mia famiglia venga fatta prigioniera dall'infame nemico e nel contempo voglio tentare la continuazione della dinastia, anche se solo attraverso la mia figliola maggiore. Purtroppo Dio non mi ha mandato un maschio, solo tre femmine. Il mio ordine è il seguente: ucciderai mia moglie e le due figlie più piccole, le minori. Poi fuggirai dal regno assieme alla mia figlia maggiore nel tentativo di salvarle la vita. Voglio che la mia primogenita diventi regina. Voglio che la grande fugga. La grande fuga nei cinema.
6 6 1 0. Nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. Un horror che vi terrà inchiodati alla poltrona. Chiara! Chiara! Ho trovato l'altro foglio nella camera da letto. E che cosa c'è scritto? Niente, come al solito. È un foglio bianco. Ma in casa ci siamo solo noi. Chi mette quel foglio nella camera da letto? Un horror che vi farà tremare di paura. Cosa c'è, cara? Un altro foglio, qui, in camera da letto. Ma perché questo foglio? Cosa vuol dire? E poi perché sempre nella stessa stanza? La stanza del foglio, nei cinema. 6 6 6 1 0. Nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. La storia di un trentenne che voleva ancora vivere con i propri genitori. Ma Fabiano, ma tu ancora vivi dai tuoi? Ma sì, che vuoi, ci sto bene. Poi non mi fanno pesare nulla. In fin dei conti è come se abitassi da solo. Ho capito, ma anche per loro si devono sobbarcare anche le tue spese. Quelle no, anzi io contribuisco per la maggior parte delle spese della casa. Tipo? Beh, ad esempio pago io la bolletta del telefono, quella della luce. E il canone TV? Il canone TV i miei. Io praticamente non la vedo mai la TV. E il gas? Il gas io. E anche la lentezza urbana. Il condominio? Lo pago sempre io. E l'ICI? Ah, l'ICI miei. Alici miei, nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. Il nuovo film di Natale per grandi e piccini. Ehi, dobbiamo fare il regalo a Jimmy. Io già so cosa regalargli. Che cosa? Un bel gatto. Un gatto? Ma che sei matto? Jimmy odia i gatti. Ma no, non gli hai visto casa, è piena zeppa di animali. Sì, ma non ha gatti. Gli ho visto addirittura un pitone. Un pitone, ma non un gatto. Gli ho visto due maialini e una pecora. Ma non gatti, lui odia i gatti. Ma gli ho visto pure un gatto. Ah, ma dico, gli hai visto gatti? Gli hai visto gatti. A Natale, nei cinema. Radio2pod.rai.it